Casa Menotti e Fondazione Monini, un'accoppiata vincente, protagonista di una domenica intensa nel quadro di Spoleto 60, che ha visto la premiazione di due giovani musicisti, il violoncellista colombiano 22enne Santiago Canon e il tenore statunitense Brian Michael Moore, di 25 anni, vincitori del premio Una finestra sui due mondi. Sulla terrazza della dimora del maestro, i due giovanissimi talenti, visibilmente emozionati, hanno ricevuto dalle mani di Zefferino e Maria Flora Monini la scultura in argento e legno d'olivo che riproduce la celebre finestra da cui Giancarlo Menotti si affacciava per salutare il suo pubblico. Presente all'evento anche il direttore del Festival di Spoleto, Giorgio Ferrara. Which are your feelings after the winning of the prize? I'm just extremely happy and really honored to be given this award, and especially here in Spoleto and in the whole festival. You know, it's a huge festival, and my first time in Italy, so it's a really exciting time for me. I'm really happy. Have you seen other shows or festivals, or what do you think about Spoleto? I haven't been able to see any other presentations here, but I've been able to just walk around the city, and it's absolutely beautiful, like a complete, like, different world. It's magical. Really. So now you will come back in Colombia, and which are your feelings, and for your career, what do you think about this? About the winning of prize. No, I think it's, like I said, it's a great honor for me, really, and I'm very happy to be given this award, and I'll do it justice, you know, with all my concerts that are coming up, for sure. So I'm really, really happy. Okay, thank you very much. Grazie. Stiamo con Brian Michael Moore, il secondo vincitore del premio istituito dalla Fondazione Monini. Brian, which are your feelings after this winning? I'm very, very honored to win this award. It's a beautiful, the symbolism behind the award is wonderful, you know, being a window into an American singer in Italy is it's a daunting thing to sing Italian for Italians and be part of this beautiful Italian culture and the operatic culture, but I'm extremely honored to accept this award. What do you think about Spoleto? Oh, it's beautiful. Every single day, I've been here for several weeks, and every single day here has been just one more beautiful day after the other. The town is such a rich history, with the Roman architecture and the medieval things, and all of the museums and all of the art. There's such a wonderful presence of art here, and it's just beautiful. Stiamo in compagnia dei fratelli Molini, che hanno organizzato questo evento. Maria Flora, un commento sull'evento che abbiamo appena visto. Beh, io quest'anno ho provato un po' di emozione, perché a differenza degli altri anni, dove sì, ho premiato delle grandi personaggi, dei grandi artisti internazionali, quest'anno la nostra idea era quella di premiare due giovani. E trovarmi in questa casa, in questo luogo, dove appunto tanti giovani sono diventati quelle persone famose che magari ho premiato negli altri anni, è stata emozionante, e oltretutto in un momento così importante per il festival, i suoi 60 anni, i 10 anni di Giorgio che conduce egregiamente questa difficile opera, e 10 anni dal fondatore, dalla morte del fondatore Giancarlo Menotti. Mi rivolgo invece a Zefferino per chiedergli più nel dettaglio il ruolo della Fondazione Monini nell'organizzazione di questo premio. Beh, la fondazione diciamo, è stata costituita apposta a supporto di quello che era il progetto di non far perdere mai il ricordo
di Giancarlo Menotti, che è stato il fondatore di questo festival, e di soprattutto raccogliere tutto quel materiale che era disperso e purtroppo non era stato recuperato e tutto messo assieme del Festival dei Due Mondi. Qualcuno ha parlato di un festival, diciamo, un po' spento, ci sono state come ogni anno un po' di polemiche, può fare un bilancio provvisorio anche se siamo al terzo giorno? Beh, mi dicono che ad esempio la giornata di ieri sono state masse di persone che si sono spostate da un teatro all'altro. Se era spento probabilmente non ci sarebbe stato questo movimento e questo interesse di vedere tanti spettacoli. L'offerta è molto ricca e mi sembra, io almeno ho visto due cose fino adesso, anche la qualità è alta.